A Pescara il giorno di San Cetteo, del santo patrono del capoluogo adriatico e dei Ciattee e Delfini d'Oro, che ogni anno la città consegna a quanti hanno scelto Pescara come centro della loro vita, dandole lustro nel mondo con la loro attività professionale e il loro impegno nella cultura, nel sociale, nell'economia e nello sport, e portando alto il nome del capoluogo adriatico ben oltre i confini regionali. E così, nella sala consiliare del comune di Pescara, con l'assise riunita in seduta solenne, sono state consegnate le onorificenze civiche del Ciattee e del Delfino d'Oro, secondo la tradizione che ormai si ripete dal 2003. Oggi è il giorno dell'orgoglio pescarese, il giorno della nostra tradizione, della nostra storia, della nostra identità, della nostra cultura, della nostra religione. Si festeggia San Cetteo e insieme a San Cetteo si festeggiano dei personaggi che si sono distinti a livello pescarese, nazionale e internazionale, che devono essere portati come esempio e che possono essere da traino per le nuove generazioni. Ma oggi c'è di più in questa festa. Oggi noi daremo la cittadinanza a 5 nuovi cittadini italiani pescaresi, 5 diciottenni e a un prete filippino, perché il XXI secolo è segnato proprio da questo e Pescara è stata sempre la città dell'accoglienza, che ha aperto le braccia a tutti e che si è dimostrata per tanti una possibilità di sviluppo e di cambiamento anche della vita. E quindi oggi è bello unire i migliori pescaresi con i nuovi cittadini italiani. Oltre ai 5 neomaggiorenni, la cittadinanza italiana è stata consegnata anche a Don Windel Pastorisa, da 30 anni in Italia e attualmente parroco della Beata Vergine Maria del Santo Rosario, che dopo aver ricevuto la cittadinanza ha benedetto anche i presenti. Quanto è importante per lei in questo momento? No, è importante perché dietro il consiglio del sindaco di fare il giuramento proprio nel giorno della festa del patrono della città, e sembra che anche questo giuramento è una espressione religiosa da parte mia, come se fosse un battesimo, giusto? Tanti premiati dell'edizione 2022. Il Ciattee d'Oro è stato assegnato a Patrizia Ciaburro, Gerardo Di Cola, Antonio Di Loreto, Ottorino La Rocca e Don Marco Pagnello. Quello alla memoria è stato attribuito a Laurino Circeo, Michi Frattaruolo e Raffaele Paparella Treccia. Consegnati Delfini d'Oro a Massimo Caputi, Michele D'Attanasio, Daniele Fontecchio, Simone Fontecchio, Paolo La Porta e Amalia Pomiglio. Al TG8 il manager Massimo Caputi e Don Marco Pagnello, direttore della Caritas Italiana, raccontano l'emozione del conferimento di questa benemerenza civica. Pescara rimane nel sangue, è una città che, anche se uno va via e ci torna magari ogni 2-3 mesi, è una città sempre viva, e rispetto al sistema Italia, che ha avuto e ha momenti di forte calo e depressione, la città ha una vitalità che le consente sempre di rimanere in piedi. Peraltro, devo dire, in questi anni sta facendo passi da gigante rispetto agli altri sistemi. Sono tanto onorato di ricevere questo riconoscimento da parte della mia città, un riconoscimento che condivido con quanti in quegli anni hanno condiviso con me il progetto, il sogno di una città sempre più accogliente e solidale. Per una città che faccia spazio e che non lascia nessuno indietro, ci deve essere la partecipazione di tutti. Se ognuno di noi fa la sua parte, credo che la nostra città sarà più bella, sarà più capace di non dimenticare nessuno.